Ciao a tutti ragazzi, come ben sapete ultimamente sul mercato stanno uscendo dei nuovi sistemi di trasmissione a 2.4 GHz che sulla carta promettono veramente bene, in quanto dichiarano una latenza estremamente bassa, stiamo parlando dell'ordine dei 4 millisecondi, ed in più una distanza di portata elevatissima, roba di 40 km di distanza. A questo punto io da utilizzatore di Crossfire la prima cosa che mi sono chiesto è: a questo punto, se funzionano veramente così bene, è arrivata l'ora di cambiare il Crossfire e di montare di nuovo un sistema 2.4 GHz. E quindi, che dire, ho dovuto testare tutto quanto insieme. Bisogna però essere coscienti, guardando questo video, che questi nuovi sistemi di trasmissione sono dedicati a chi predilige una latenza bassa e non sono assolutamente prodotti che potranno andare a sostituire il Crossfire, che sicuramente avrà una penetrazione maggiore, avendo una frequenza che è di 900 MHz. Ma a me non me ne frega una cippa e li testerò tutti insieme. Come conclusione capiremo se io mi terrò il mio Crossfire e in più capiremo, tra questi due nuovi sistemi di trasmissione, qual è quello che funziona meglio tra di loro. Per fare tutto questo, ovviamente, non essendo ricco e non avendo tre radio a disposizione, sono andato da Costruzione Droni e, costringendoli e minacciandoli, mi hanno permesso di poter utilizzare un po' di cosettine. Direi di spostarci e andiamo subito a fare questo bellissimo test. Abbiamo tre radio sul mobiletto, sulla sinistra abbiamo la radio con il TBS Tracer, sul centro la radio con il Crossfire e a destra la radio con l'Immersion Ghost, ok? Per testare questi tre sistemi noi andremo in giro con un bel monopattino insieme al nostro amico che si chiama Pierino, che tutti quanti voi conoscete, che terrà in mano questa splendida scatoletta. Abbiamo una ricevente per ogni relativa radio, ad ogni ricevente è collegato un servo che è comandato automaticamente da un canale della radio che semplicemente fa su e giù step by step. Quando cominceremo a vedere il servo che comincia ad andare a scatti, vuol dire che il segnale arriva e non arriva, e quando arriverà in file safe, il tracer, per esempio, se spegniamo la nostra radio, il servo, come vedete, tornerà in centro e non si muoverà più. Per quanto riguarda il Ghost è un po' diverso, perché non sono riuscito a settare il file safe, cioè il fatto che il servo torni in centro, ma lo noteremo comunque, perché se io adesso vado a spegnere la mia radio del Ghost, possiamo notare che praticamente semplicemente il servo smette di muoversi. La prima cosa che ho notato è che il tracer, se acceso, quindi se la ricevente è verde, comincia a trasmettere fuori la telemetria e va a innescare dentro il Ghost, e quindi non potremmo fare un diciamo comparison corretto. Questa qua non è una cosa bellissima, perché se voi pensate che avete un altro drone che sta volando col 2.4 e ci accendete il tracer, potrebbe interferirvi. Il test dovremmo farlo per forza tracer contro Crossfire e poi Crossfire contro Ghost. Io direi di far vedere dove siamo fisicamente, dove c'è il pin home radio Costruzione Droni e dove partirà il nostro monopattino e dove sono presenti le tre radio. A questo punto il percorso che farà il monopattino è quello che vedete in giallo, quindi come potete vedere passeremo comunque dietro a muri e palazzi e lo faremo nel peggiore dei modi. Vi faccio vedere il nostro guidatore che andrà sul monopattino come è combinato, ok? Giusto per farvi comprendere l'idea, guardatelo qua, guardatelo. Allora, Pierino, adesso qua sembra che stai andando a piazzare una bomba. Abbiamo messo il nostro... Esatto, abbiamo messo il nostro scatolotto qua. Qua lui ha la GoPro che riprenderà lo scatolotto. E questo qua è il fantastico monopattino.
Ok, cominciamo con test Tracer e Crossfire insieme, 25 milliwatt. Come potete vedere sotto avete la telemetria delle radio, a sinistra la mappa e il pin verde che vedete è praticamente lo stato della ricevente del Tracer in questo momento. Quando andrà in file safe diventerà rossa. Ovviamente Pierino cercherà di passare sotto i portici per fare le cose più difficili. Qua va avanti. Ok, quindi Tracer qua è andato in file safe. Come vedete il pin è diventato rosso. Adesso il primo giro ve lo faccio vedere tutto così almeno vi fate un'idea. Quelli dopo li velocizziamo perché sennò poi diventa... spariamo in bocca. Tracer inesistente, Crossfire 25 milliwatt ovviamente prende ovunque. Qua il Tracer ovviamente non esiste. Il Crossfire perde la telemetria ma il servo si muove e quindi in realtà sta ancora ancora tutto a posto. E ovviamente qua le differenze, il Crossfire purtroppo penetrazione vince sempre. A questo punto eccola là, la Tracer ha ripreso, il pin è ritornato verde, adesso sta ritornando sulla via di casa. Guardalo come sfreccia. Ok, e quindi siamo arrivati. Ora siamo Ghost e Crossfire 25 milliwatt. Velocizziamo un pochettino la prima parte perché sappiamo che comunque qua prende. Andiamo nelle parti difficili, eccoci qua. Il pin è ovviamente il Ghost. Andiamo avanti. Il Ghost perde, perde, riprende, va a intermittenza. Però già qua comunque prende qualcosa che dove il Tracer in realtà non prendeva. Vabbè, continuiamo. Il Crossfire direi di non guardarlo neanche più. Anche qua prende, riprende, qua non prende. Secondo me da adesso in poi il Ghost non prenderà più. E infatti ve lo velocizzo. Andiamo in questa parte dove il Tracer riprendeva. Tac, Ghost riprende, non riprende, sì. Ok, riprende fino a casa. Perfetto. Vi faccio vedere la simulazione di entrambi a 25 milliwatt. Come possiamo notare il Tracer e il Ghost perdono il segnale nello stesso punto, ma il Ghost sulla parte sinistra va come se avesse più sensibilità. Comunque ogni tanto quel microsecondo prende, scompaiono tutte e due in fondo, riprendono tutte e due nello stesso momento. Il Ghost ha un tentennamento un po' in più, ma niente di che, ritorniamo. Passiamo a 100 milliwatt, Tracer e Crossfire. Velocizziamo la prima parte che sappiamo che tanto prende. Ok, siamo più o meno nel punto del file safe di prima. Ok, eccolo, il Tracer scompare e avremo fatto tipo 2 metri in più di prima. Qua ragazzi, quando il Tracer non prende, non prende mai più. Vediamo giù in fondo, giusto per capire se la telemetria del Crossfire a 100 milliwatt continua a prendere, direi di sì.
Ok, ritorniamo qua dove riprendeva il segnale prima, e infatti il tracer riprende il segnale leggermente prima rispetto al posto di prima, e torniamo. Milliwatt, Crossfire e Ghost. Saltiamo la prima parte, andiamo per la strada. Il ghost, attenzione, il ghost spacca adesso, eh. Tutto verde. Qua tentenna un secondo. Sempre tutto verde, qualche tentennamento, ma sì, comunque ha molta più sensibilità. Infatti si vede. Adesso niente, tentenna, qua sarebbe inusabile ovviamente, eh. Troppo all'angolo. Cos'è che hai? Qui non si viene con questo affare qui. Ma perché lo dici di te? Perché lo dici di te? Io sono della casa qui. E cosa c'entra? Cosa c'entra? Qui quando... Vabbè, va, guardi. Sì, sì, paga tu, bravo, paga, paga. Ah, qua non prendeva niente. Oh, attenzione, il ghost qua ha fatto un bippino come se avesse preso, vedi, ogni tanto dalla parte opposta, che è positivo. Mentre torniamo, tac, eccolo qua, e riprende e torniamo indietro. Tracer e Ghost insieme, eccoli qua, prima parte 100 milliwatt. Come possiamo notare, il Tracer va in fail safe molto prima, il Ghost tiene, qualche tentennamento ma tiene, tentennamenti fino giù in fondo, qua scompaiono tutte e due, ma attenzione, c'è una cosa qua, tac, il Ghost fa questo lampeggino dove indica che qualcosa ha preso. Quindi è molto più sensibile rispetto al Tracer. Saliamo su, riprendono tutte e due nello stesso punto e finisce qua. Ma arriviamo a una conclusione. La domanda principale è: cambierei mai il mio Crossfire per comprare un Ghost o un Tracer? La risposta è ni, anche se voi pensate no. La risposta è ni, perché sì, forse me lo comprerei, ma non per andarlo a mettere sui droni miei, quelli classici, ma sicuramente troverei la maniera di usarlo e di sfruttare le cose positive di questi sistemi. Andiamo a analizzarle come si deve. Il primo vantaggio di questi sistemi rispetto al Crossfire è che, lavorando a una frequenza di 2.4 GHz, non vanno ad interferire con il segnale GPS. Questo è molto importante se siamo in situazioni dove la nostra elettronica è molto compatta. Tipo, ad esempio, la prima cosa che mi verrebbe in mente sarebbe quella: adesso posso prendere un drone da 3 pollici, piccolino così, metterci un GPS e montarci uno di questi due sistemi ed essere sicuro che, uno, il GPS mi prende, e due, è che un range comunque che è 20 volte maggiore rispetto al 2.4 GHz normale. Perché vi assicuro che se noi prendiamo un sistema 2.4 GHz comunque vecchiotto, già queste distanze non le avrebbe neanche fatte, questo ve lo assicuro. Il secondo punto sicuramente è la modalità di montaggio. Sul 2.4 GHz le antenne sono molto ma molto più piccole rispetto a quelle del Crossfire, ok? Quindi possiamo montarle molto più comodamente anche su modellini piccolissimi, senza andare a avere questa antenna gigante del Crossfire che non sappiamo dove mettere. Il terzo punto è la latenza, che a me non interessa perché non sono un fanatico del race, ma molti racer magari con una latenza più bassa pensano di fare il miglior tempo di pista. Quando parliamo di latenza, vi faccio un esempio: il sistema Crossfire nel peggiore dei casi sta trasmettendo con una latenza più o meno di 20 millisecondi. Questi due sistemi sono praticamente 4 volte più veloci, sì, perché arrivano un minimo di 4 millisecondi o giù di lì, siamo a delle cifre del genere. Diciamo che la velocità è notevole. Ma qual è meglio dei due da scegliere nel caso vorreste avventurarvi nel 2.4 GHz? Il Ghost o il Tracer? Allora, da quello che abbiamo visto dal test, a me è sembrato che il Ghost sia andato leggermente meglio, però secondo me, ragazzi,
Siamo là. Ci sono dei fattori secondo me importanti da tenere in considerazione, è che il tracer attualmente è compatibile all'istante con qualsiasi versione di OpenTX che abbiamo nelle radio. Per quanto riguarda il Ghost, in realtà sì, si può usare, ma per usare il suo protocollo Ghost proprietario c'è bisogno di delle nuove versioni di OpenTX e di Betaflight, che al momento non sono ancora uscite, che penso che tra un mesetto comunque ci saranno. Un'altra cosa assolutamente da prendere in considerazione è il fatto che la TBS, se mi stai ascoltando, non puoi fare il tracer che quando accendi va a innescare interferenze dentro altri riceventi a 2.4 GHz, perché io sinceramente, se dovessi organizzare una gara, ok, e vedessi arrivare uno col tracer, gli dico: tu questa radio manco l'accendi. Mo ci manca che ci dobbiamo mettere a vedere quante radio sono accese, perché sennò le radio ci fanno interferenze. No, sta roba è inaccettabile. Tra l'altro ho scritto anche a TBS per questo problema. Io ho chiesto: si può disabilitare la telemetria sulla ricevente? Mi hanno risposto: no, non è possibile. E quindi, ragazzi, secondo me questi non se ne sono manco accorti. Detto questo, la Ghost non ha questo problema. Quindi sì, 20 persone insieme con Ghost che volano, no tracer. Perché secondo me, se accendi qualcosa e passi a fianco a un altro drone che ha il 2.4 GHz, lo tiri giù a terra. Detto questo, io mi terrò il mio Crossfire, perché volo sempre dietro a 10 muri piuttosto che a 5 km sulla vetta della montagna. Ma vi ho spiegato tutto quanto e spero che vi sia piaciuto, perché questo video è stato uno sbattone che voi non avete idea, guardate. Mi è venuto pure l'occhio gonfio per farlo. Occhio gonfio, cazzo! Ricordiamoci sempre che questo video è sponsorizzato da Papaya Zone. Andate su questo bellissimo sito per cercare gli sconti ovunque, ragazzi, sconti ovunque. Mi sento un po' su media shopping oggi. Ragazzi, niente, io me ne vado. Devo andare. Ciao!